E sono centinaia di migliaia gli italiani che all'estero vivono abitualmente ormai da anni. Poi però ci sono alcuni nostri connazionali che all'estero invece sono rimasti bloccati proprio a causa di questa emergenza. E noi di Radio Cusano TV Italia abbiamo deciso di dedicarci una rubrica apposita, sia per essere loro vicini in questo momento di crisi internazionale, ma soprattutto per raccontare senza filtri gli sviluppi di questa emergenza negli altri paesi. Oggi abbiamo in collegamento da Cabarete in Repubblica Dominicana Gaetano Gregorio, che è un cuoco. Buonasera Gaetano, grazie per aver accettato il nostro invito. Eccoci qua. Buonasera, buonasera a voi, buonasera. Allora, Allora. innanzitutto, come stai? Tu mi hai detto che siete partiti dall'Italia l'1 marzo e il rientro era previsto per il 24. Che cosa è successo? Allora, noi abbiamo fatto un biglietto il 25 febbraio, quando ancora in Italia, insomma, fino al 6 febbraio, in televisione sulla Rai si diceva che mai potesse arrivare il virus in Italia. Siamo partiti con mia moglie dopo una stagione di lavoro, insomma, stagione estiva e parte della stagione invernale, siamo partiti in viaggio di nozze. Siamo venuti qui per 26 giorni, in realtà il ritorno era previsto per il 26 marzo. E, niente, il volo, la Repubblica Dominicana è entrata, quasi dice tocco e queda, che sarebbe il lockdown nostro, dal 16 marzo, credo, e ancora siamo in questa condizione. Il volo è stato cancellato, poi insomma sono stati prenotati diversi voli con la stessa, insomma, compagnia, però sempre cancellati. Ovviamente io ho scritto sia alla Farnesina che all'ambasciata, ho scritto a voi, insomma mi sono messo in moto senza nessuna risposta. L'ambasciata e la Farnesina non ti hanno dato alcuna risposta, non ti hanno detto neanche di alcuni aerei che potevano essere utilizzati per il rientro degli italiani? Allora, gli unici aerei che sono stati fatti per gli italiani sono stati fatti non dalla Farnesina, insomma, da un'agenzia in collaborazione con la Farnesina, e sapete che i voli costano minimo 1000 euro a biglietto e c'è una lista d'attesa lunghissima, lista nella quale noi siamo e al giorno d'oggi non ci hanno chiamato. Ovviamente anche il costo di 1000 euro in questo momento per noi è un disastro, perché io sono cuoco, ovviamente non c'è lavoro, non ho prospettive di lavoro immediate, non ho ricevuto nessun aiuto, non ho potuto ricevere né la disoccupazione perché insomma avevo aperto una partita IVA per fare una mia attività, dunque come partita IVA nuova non sto neanche prendendo le 600 euro. Io, è una situazione un po' particolare nella quale credo si ritrovino tantissimi italiani. Siamo in un appartamento che dovremmo lasciare il 18 e non sappiamo in realtà cosa fare, non abbiamo assicurazione medica, non usciamo da casa per la preoccupazione di non ammalarci, perché qua la situazione sanitaria è spaventosa, nel senso che intanto siamo stranieri, intanto non è pubblica e dunque meglio non ammalarsi, non ci vogliamo neanche pensare. Perdonami Gaetano, spieghiamo ai nostri telespettatori che in America Latina, in tutta l'America Latina e ai Caraibi, la soglia dei casi di contagio sfiora la soglia dei 300.000. Di preciso, nella Repubblica Dominicana sono quasi 9.000 i casi di contagio e 362 le vittime, stando alla mappa della Johns Hopkins University. Il virus corre molto veloce, infatti nella Repubblica sono state rimandate anche le elezioni generali. Ma com'è invece la situazione? Mi parlavi di un lockdown? Sì, qua praticamente cosa succede? C'è un lockdown che funziona in modo diverso dell'Italia. Fino alle 5 del pomeriggio praticamente si può uscire, si può andare al supermercato, alle farmacie, ma in realtà ci sono tutti i commerci chiusi, a parte farmacie, appunto, e supermercati, però in realtà le persone sono in giro, nessuno li controlla. Dalle 5 del pomeriggio in poi c'è il tocco de queda, significa che la polizia passa, chiunque trova per strada lo arresta. Non Però c'è diciamo. differenza tra gente del posto e turisti? Cioè, mi spiego meglio, se dovessero beccare te fuori dall'orario, arresterebbero anche te? Assolutamente sì. E poi ti dico, i turisti ormai che sono rimasti qua sono quelli italiani, perché
Nell'hotel dove stavo io, c'erano tantissimi tedeschi, sono partiti tutti, i canadesi sono partiti tutti, tutti. Le nazioni sono venute a prendersi con nazionali, con aerei speciali. L'ultimo volo della Spagna, che è partito il 4 con Air Europa, ha caricato 350 spagnoli. Dunque, io non capisco perché l'Italia non riesce a fare questi voli di rimpatrio. Siamo tantissimi in giro per il mondo e abbiamo diritto di entrare in Italia, anche perché io avevo appena comprato un'attività. Che dovevo aprire adesso a giugno e praticamente mi ritrovo in una situazione pazzesca perché ho una startup, non rientro, non posso fare i finanziamenti, non posso prendere gli aiuti. Cioè, è una situazione, almeno tornare a casa, ecco questo, almeno tornare a casa perché qua, come dicevi tu, i casi aumentano giornalmente, ma cosa succede? Che qui la prova, i tamponi costano. Dunque non vengono fatti. Dunque i dati che Quindi potrebbero circolano. essere molto di più in base ai dati ufficiali, rispetto ai dati ufficiali, i casi che ci sono in realtà. Ma considera che i maggiori turisti che arrivano qui, che sono arrivati fino a metà marzo, sono americani e canadesi. Dunque qua arrivano 16 milioni di turisti, non è che ne arrivano. Dunque considera come può stare il paese. Siamo veramente preoccupati perché poi. Qua succede che se finiscono le economie che stanno quasi finendo, sarà un problema. Io ho scritto all'ambasciata, ho mandato una PEC, l'ultima che ho mandato, gli ho detto io il 19 aprile mi presento davanti alla porta dell'ambasciata con un sacco a pelo e starò lì. Cioè, cosa devo fare? E non hai Almeno ricevuto che ci risposta diano. a questa PEC, Gaetano? All'ultima PEC no. Sono riuscito dopo tante telefonate a parlare alla Farnesina, sono rimasto esterrefatto. Mi ha risposto una signora come se fosse una vicina di casa. Infatti io ho detto sto parlando con la Farnesina, ha detto sì, gli ho spiegato la mia situazione. Gli ho detto guardi, noi, io sono rimasto con le ultime 1.000 euro, siamo in due e siamo a 10.000 km da casa. Lei mi ha detto guardi, il consiglio le posso dare, chieda a un suo parente, a un suo amico. Cioè, io veramente, vivere in Italia, pagare le tasse in Italia e uno chiama la Farnesina, la signora si permette di dirmi, chiedi ai suoi amici, chiedi ai parenti, ma veramente stiamo veramente scherzando. Dunque, la situazione è veramente grave, non capisco perché tutti gli altri paesi sono riusciti a portare a casa i loro connazionali. Hai ragione Gaetano, è un dubbio più che legittimo il tuo. Allora io ti ringrazio, purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ti Vabbè. prometto che mi prendo personalmente la responsabilità di segnalare questo video a chi di dovere, sperando che qualcuno possa riuscire a darvi delle risposte e anche in modo celere. Grazie davvero per averci voluto Grazie a raccontare voi, la tua grazie a voi. esperienza. Ti faccio i miei migliori auguri di in bocca al lupo per tutto, a te e a tua moglie. Spero che riusciate a rientrare in Italia al più presto. Grazie Gaetano, buona giornata. Grazie, buonasera. Buonasera.